Eccoci. Eccoci, funziona? Uno, mi sentite tutti? Ma che bello qua, com'è il vino buono? Non era male, eh? Ora dovete resistere 30 minuti e parlare di futuro, però con questo vinello, secondo me, un po' di immaginazione, poi l'aiuto anch'io, ci lavoriamo insieme. Allora, andrò velocissimo, non perché il tempo non ci sia, ma perché bisogna andare veloci, perché il futuro corre, corre molto velocemente, quindi noi dobbiamo andare altrettanto veloci. Per cui saranno slide, ma prendetele come se fossero dei video, ok? Quindi non soffermiamoci troppo sulle cose. Allora, parliamo di futuro. Quando dico futuro, cosa vi vengono in mente? Il digitale, bravi, viene in mente il digitale. Che cos'è il digitale? Ok, cos'è il digitale? Boh, vuol dire tutto, vuol dire niente. Quando qualcuno mi chiede di cosa ti occupi e dico di digitale, lui dice, e quindi che cosa vuol dire? E il digitale che cos'è? Il digitale è come il sesso tra adolescenti. Praticamente ne parlano tutti, nessuno sa bene come farlo, tutti pensano che anche gli altri lo facciano e quindi di conseguenza anche loro dicono di farlo. E occuparsi di digitale oggi è avere a che fare con il digitale. Sia che tu sia una persona, sia che tu sia un'azienda, è molto complicato. Ci sono cose molto più semplici, cioè anch'io potevo scegliere delle altre cose. Sull'asse della fama e delle competenze richieste era più facile fare, non so, come dire, scientist è un po' più complesso, l'atleta in mezzo e poi fare un sex tape è very very easy, no? Quindi ci sono mestieri anche peggiori, quindi come dire, voglio dire, c'è chi fa di più. E alla fine abbiamo scelto di fare un pochino questo. Io esattamente una cosa che adoro fare, ma non voglio parlare di me questa sera, è questo, cioè quindi la semplificazione, perché è un mondo complesso, bisogna conoscerlo bene, ma allo stesso tempo se trovi le chiavi giuste, soprattutto in azienda, è importante, no? Avere quel punto di vista semplice, anche perché le persone, quanti di voi ne conoscono? No? I nonni, gli zii, no? Le mamme a volte, no? Che dicono, è una roba complicata, è vero o no? Sì, è un po' complicato. Allora voi, quando tirate fuori, se volete, il telefonino e fate questo, filmate questo qui per la nonna, quando vi dice che è complicata, voi gli fate vedere questo e dite, guarda, lo usa anche lui. Se lo usa lui, mamma, nonna, puoi usarlo anche tu, giusto? Giusto. Benissimo. Per chi deve fare questo mestiere, eccolo qui. Per chi deve fare questo mestiere, mannaggia, a volte si sente un pochino così, no? Perché nell'andare a spiegare alle aziende che attenzione, tutto sta cambiando, tutto diverso, anche alle persone, a volte ti senti un po' così, no? In mezzo alle candele, sei una lampadina e dici guardate che il futuro sarà quello, no? E a volte è un po' difficile farsi capire, farsi credere, ma anche perché c'è un tema importante. Per parlare di futuro bisogna capire, e di digitale, che cosa sta succedendo. E una delle cose che stanno succedendo, sono successe in questi anni, è che il digitale è arrivato bello deciso. Ma c'è chi lo vede così, come una tastiera, e chi lo vede è fatto di persone. Anche perché c'è una grande differenza tra l'informatica e le persone. L'informatica è la scienza che ha per oggetto lo studio dei fondamenti teorici dell'informazione e della sua computazione a livello logico e delle tecniche pratiche per elettronici automatizzati. Non è il mondo sociale che viviamo noi, no? Dove quando sei su Facebook c'è il gattino. Ho capito che dietro c'è questo, ma anche quando guardi la televisione, dietro ci sono i satelliti che trasmettono dall'altra parte del mondo e poi vedi il gattino, no? Non è quello il punto. E infatti un grande autore ha detto che sostanzialmente se vuoi costruire una nave, no? Non devi raccogliere persone e dirgli, spiegargli come bisogna lavorare, assegnare i lavori, eccetera, devi spiegargli quanto è bella l'immensità del mare, no? E quindi è un mondo fatto di persone, non solo di persone. Sapete quanti ce ne sono di questi qua in giro nel mondo? Ce ne sono 4 miliardi e mezzo, mentre di questi 6 miliardi e mezzo, ci sono più smartphone che toilette, non è male. E anche noi nel frattempo siamo cambiati un pochino, anch'io vado malaccio. E sono cambiate tanto le cose nella vita delle persone. Questa era la sveglia, non lo è più, queste erano le mappe una volta, queste erano le note, lo sappiamo ormai tutti, questi erano i videogame.
E oggi c'è sempre il nostro smartphone che fa tutto, no? Questo era un libro, questa era una calcolatrice. E in pochi anni la rivoluzione è stata forte nella vita della gente, delle persone, a tutte le età. Magari in Italia si fa un pochino più fatica, no? Ops, la risata non era, era vecchia, era registrata. E poi però alla fine anche a queste signore qua piacciono, no? Una volta che entrano si fanno i selfie, le cose, siamo tutti un po' maniaci dei selfie. Chi è che non si è fatto un selfie? Chi è che si è fatto mai un selfie nella propria vita? Non avete mai fatto un selfie? Non intendevo, cioè dico, le fotografie fatte da soli. Nessuno ha fatto un selfie. Chi ha fatto un selfie nella propria vita? Coraggio! Allora, oh, pure io, sono un grande maniaco, anch'io mi faccio i selfie era per fare il figo che ho fatto i selfie con loro, ve l'ho fatto vedere per questo. Ho anche degli amici radiografi, si dice radiografi quelli che fanno le radiografie? Pure loro si sono fatti dei selfie, me l'hanno mandato, ma un amico mi ha detto, ed è vera questa, è bellissima, non sarai mai ricco veramente fino a quando non salirai su un jet privato senza aver bisogno di farti un selfie e una fotografia. Anche invece per quello non me la tiro, perché in effetti ho fatto vedere con gli amici, perché appunto non li frequento tutti i giorni. I nostri figli anche, no? Anche loro vivono il digitale. Come lo vivono i nostri figli? Pazzesco, eh? Quanti di voi hanno figli piccoli sotto i 10 anni? Sulle mani, eh? Tanti. Come sono i vostri figli? Ve li faccio vedere io. Ero a filmarvi, mi stavo filmando i vostri figli. Questo è vostro figlio che cerca di cliccare il banner del coso, ma vede che non funziona e dice, non è che è il dito che non va? E allora prova il dito sulla gamba. E dice, ok, era il dito, no? E allora arriva qualcuno che dice, ma tutta questa tecnologia ci rende tutti asociali, una volta non era così. Infatti sì, no, non era proprio, cioè era. Ma il punto è che poi i nostri figli, sempre quelli di meno di 10 anni, a un certo punto stufi, che sono sempre attaccati al digitale, gli diciamo, basta, adesso vai fuori a giocare con i tuoi amici. E loro vanno. Ok, questo è un po' il futuro delle persone. Dal punto di vista delle aziende, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che Facebook è la terza nazione, se fosse una nazione, per popolazione nel mondo. Cioè c'è la Cina, c'è l'India e poi c'è Facebook. Gli Stati Uniti sono sesti. E però già Google incomincia a essere settimo. Tanta roba, ma tanta roba proprio anche per le aziende. Guardate cosa succede. Vodafone e WhatsApp, è ovvio, ci sono mille considerazioni da fare, ma ci sono 450 milioni di utenti, tutti e due hanno 450 milioni di utenti, una 25 anni di vita, un'altra 5. WhatsApp ha 55 dipendenti per gestire quei 450 milioni e Vodafone ne ha 100.000. Okay? Stessa cosa Hilton e Airbnb, è vero che poi Hilton ha le proprietà, però cioè, 650.000 camere, 150.000 camere offerte, non di proprietà, 650.000 camere pure l'altro in 6 anni, ok? E questa è la classifica delle aziende che hanno più valore nel mondo. Solo nel 2001, l'altro ieri per molti di noi, c'erano questi signori e oggi guardate quante cose sono cambiate. No? Sono proprio spariti quasi quelli fisici, quelli tradizionali, quelli vecchi. C'è altra roba che è sparita, che è nella vostra cultura. Qui hanno scherzato, gli hanno fatto, sai quando c'è scritto lavami? Qui hanno scritto LOL, Netflix. Io c'ero, cioè glielo raccontavo, avevo addirittura avuto una riunione con loro dove gli spiegavo, attenzione, dovete fare dell'altra roba. Sì, adesso vedremo cosa fare, abbiamo fatto il nuovo sito, il restyling. Ma che restyling? State morendo. Sono falliti. Il vero problema è che è questo. Abbiamo sempre fatto così, è il nostro nemico. Vero, è il mio nemico, sicuro. In questo momento è veramente il male. Purtroppo per chi non ha tanta voglia di aggiornarsi, per chi non ha voglia di cambiare, di solito si va a finire maluccio di questi tempi. Però tuttavia è da fare. Se guidate un'azienda, siete persone, fate quello che vi pare. Andate a tagliare la legna e a fare i graffiti sulla caverna. Ma quando gestite un'azienda con delle persone dovete sapere che tutto sta cambiando. Ma non è, siccome vi voglio parlare del futuro e non del presente. Il presente lo sapete già. C'è internet, ci sono nuovi attori, ci sono nuovi grandi gruppi che stanno sostituendosi ai precedenti. C'è l'e-commerce, c'è il consumatore che è cambiato, c'è tanta roba. Ma soprattutto tra poco, ed è quello di cui voglio parlare oggi, succederà anche questo, cioè
robot, e oggi ne parleremo un po' più approfonditamente stasera nell'arco dei prossimi 15 minuti, e intelligenza artificiale. Non più i robot della prima, seconda, terza rivoluzione industriale, quelli che facevano al posto dell'uomo, ma che pensano. Robot che fanno gli avvocati, robot che fanno il middle management, robot che sostituiscono buona parte di tutto quello che può stare nell'intelligenza cognitiva, che addirittura in alcune cose sono molto più bravi degli umani. E allora che cosa succederà di noi, delle nostre aziende, delle nostre vite come persone? Può succedere qualcosa. E allora cerchiamo di vedere, no, cosa può arrivare nel futuro. È difficile, no, fare il futurologo di questi tempi. E allora ho detto, torniamo un po' indietro, vediamo nei primi del Novecento come vedevano questi anni. E allora queste sono delle vignette francesi tra il 1899 e il 1910 che immaginavano il futuro, e qui più o meno ci hanno azzeccato, no? Il learning elettrico, e vabbè, dai, insomma, ci siamo, computer learning. Qui vedevano i taxi volanti, e vabbè, dai, non volano proprio, però si guidano da soli quelli di Uber e ti vengono a prendere effettivamente con l'applicazione. C'erano. E qui il domestico elettrico, vabbè, c'è Roomba, si compra, date su dove volete, lo trovate, esiste. Poi avevano immaginato i pattini che ci fanno andare in giro dappertutto, non giriamo tutti così, però esistono ormai questi che costano, no? Gli overboard, che costano poco e che sono accessibili. E poi di nuovo il cinema per corrispondenza, mando e ritorno, che in effetti la videoconferenza c'è. E ancora il treno elettrico, lo stiamo ancora un po' aspettando, però il treno è elettrico effettivamente, per non parlare di Hyperloop, che è ancora più avanzato. E le macchine da combattimento, eccole qua. No, queste le conosciamo tutti, purtroppo. E poi il torpedo plane, che è l'aereo, insomma, poi capace anche di colpire. E qui sono quelli che ci hanno azzeccato. No, era difficile vederlo 100 anni dopo, ma qui, ragazzi, è questione di vederlo 5 anni prima. Cioè, i 100 anni che ci hanno messo questi per prevedere, per noi sono 5, perché è tutto molto più veloce. Infatti, già pochi anni fa, hanno incominciato a sbagliare in modo abbastanza deciso. Questo qui è il fondatore della Digital Equipment Corp, che dice: ma non c'è nessun motivo perché una persona debba avere un computer a casa. Questo qui invece faceva parte della FCC Commissioner, quindi dell'autorità per le comunicazioni americana, che diceva: praticamente non c'è nessuna possibilità che un satellite per la comunicazione possa funzionare meglio di telegrafo, televisione, radio, eccetera, all'interno degli Stati Uniti. E poi Napoleone che diceva: vorrete mica dirmi che una nave con un fuoco sottoterra possa andare contro corrente e contro vento? Non ha senso. E infatti sappiamo che invece questa cosa, anzi addirittura New York Times, giornalista anonimo, un razzo non lascerà mai la Terra, l'atmosfera terrestre, 1936. Questo Lord Kelvin, che era un matematico e fisico, ha detto che sostanzialmente le macchine più pesanti dell'aria non potranno volare, impossibile. E questo qui, siccome era il tempo delle prime cose nucleari, no? Vi ricordate che facevano delle cose pazzesche? E allora hanno detto: ma entro 10 anni avremo tutti gli aspirapolveri che funzioneranno energia nucleare. Certo, infatti il nostro aspirapolvere funziona proprio così. E poi Charlie Chaplin, che all'inizio diceva: ma sta cosa del cinema, io non ci credo, la gente vuol vedere le persone on stage, sul palco, che un po' è vero, se questo fosse un filmato avremo un filo di attenzione in meno, no? Questo è vero, è live, il live ci piace perché tutto può succedere, no? Quindi il live non ci dispiace, però è un po' come i cavalli, non è che i cavalli non ci sono più, i cavalli ci sono, c'è chi va a cavallo, la polizia a cavallo, a Londra è pieno di polizia a cavallo, però non è il mainstream, no? Non è quello che usiamo tutti i giorni. Gli americani non hanno bisogno, William Price è fantastico, era il capo dei telegrafi, della società telegrafi inglese, non abbiamo bisogno di telefono noi inglesi, perché gli americani, cioè gli americani sì, ma noi no, perché abbiamo tanti postini, e invece poi il telefono, eccolo là. E avanti, e questo qua invece, uno scrittore che diceva: ma figurati se un sottomarino potrà mai viaggiare. E questi, quando avevano fatto il 247, che era un aereo con due cose, teneva 10 persone, diceva: più di 10 persone non si potranno mai far volare insieme su un aereo. E ci siamo quasi a finire questo elenco di errori. Edison che diceva: ma quale corrente alternata? Ma per favore, dai, la corrente continua, non avrà successo la corrente alternata.
E anche questo diceva, ma cosa, ma non capisco come si possa, la radio, ma aspetta un secondo, ma perché bisogna investire su trasmissioni? Ma chi vuoi che interessi un messaggio che non arriva a qualcuno in particolare? Ok, quindi, e non stiamo parlando di scappati da casa, è complicato, no? Dopo l'esibizione di Parigi dell'878, che hanno usato la prima volta l'elettricità per illuminare, per fare, no? Questo professore di Oxford ha detto, dopo Parigi non ne sentiremo più parlare, eh? Ci hanno rotto, tanto è ovvio che tutto funziona a gas, con le luci, eccetera. E quindi adesso dobbiamo fare questo sforzo, no? Di vedere che cosa, di vediamo se indoviniamo o se sbagliamo, eh? Proviamoci. Allora, di sicuro, no, internet sappiamo, questo è presente nelle nostre vite, è dentro la nostra... Ma qual è internet? L'internet di? Quante volte avete sentito? Internet of things, eh? L'internet of, l'internet of everything. Internet ovunque, tutto connesso. E cose simpatiche, carine, come sapete, la realtà aumentata, la realtà virtuale, gente che va in vacanza, ma è normale, no? Con i sensori. Ieri ero a Londra a un evento della Virgin e ho provato, non l'avevo mai provato, quelli di Microsoft, gli Oculus. Avevo provato i, scusa, gli Oculus, my gosh, help me. Siete pronti, bravi, gli HoloLens. Gli Oculus li avevo provati. E effettivamente è impressionante. Cioè, ancora hanno qualche difetto. Hanno crashato subito, no, scherzo, c'è lo schermo blu, ho visto in 3D, no, si scherza, e però effettivamente è straordinario, cioè hai veramente una roba che sta ferma lì e non si muove di un centimetro, e hai la sensazione, pensa quando avremo anche la sensazione fisica, che cosa potremo fare, il mondo cambierà veramente tanto, e quindi qui immaginate rispetto al vostro settore che cosa fate, che cosa voi potrete fare per questo, cosa voi potreste fare per questo, perché qui dentro c'è il vostro futuro, mascelle stampate in 3D, esattamente come servono, ci sono già stati molti trapianti, organi addirittura, stampati 3D, ok? Quindi trapianti basati su stampanti, ovviamente non è la stessa che abbiamo a casa, sono stampanti biomolecolari, ma... E poi diventerà anche più, un posto più bello, perché fa un po' paura magari a chi non innova tanto, a chi non è, a chi è un po' più per l'abbiamo sempre fatto così, ma diventa un posto più bello. Un malato di Parkinson che faceva fatica a mangiare prima con il cucchiaio, usando... il, oddio, insomma, quello che c'è dentro l'iPhone, un vuoto, ormai il mio vocabolario si è cancellato. Thank you, esattamente, giroscopio, grazie ragazzi, mica io li ho pagati per essere qua, aiuta. Riesce a mangiare, lui riesce a allacciarsi le scarpe, ok? E avanti così, ma c'è ancora di più, perché dobbiamo fare delle ipotesi. Allora, c'è ancora di più, nanosensori, l'internet delle nanothings, delle nanocose, no? Che vanno a collegare ogni singolo piccolo pezzo che può essere un agglomerato di cellule, una tanta roba, ovviamente non sono un biologo. Nuove batterie, non vediamo l'ora, è la cosa che è rimasta più indietro, non c'è, sono ancora grandi così e non si spengono subito, finiscono subito, quindi nuove batterie ne abbiamo un gran bisogno. Blockchain è troppo lunga da spiegare in 3 secondi, però sostanzialmente un luogo di certificazione non centralizzato, cioè non di qualcuno, non di proprietà di qualcuno. Fino adesso ci sono state le monete digitali, monete virtuali, immaginate a un catasto basato su blockchain, dove ci sono posti che ne hanno proprio bisogno, dove non c'è proprio il catasto, è tutto scassato, soprattutto nell'est del mondo, e il blockchain può aiutare. Quindi ripensiamo a un mondo basato sulla decentralizzazione. E poi materiali 2D, cioè 2D vuol dire fatti di un mono, no? di un mono, oddio, un mono atomo. Cioè un solo atomo, per così, filtri, cose, eccetera. Questo, auto che si guidano da sole, non è più il futuro, è il presente, no? Lo sappiamo. Già a Copenaghen Uber sta facendo circolare le prime auto che ti vengono a prendere, non hanno un pilota dentro, non hanno un autista. Fanno il 90% di incidenti in meno rispetto a noi e soprattutto guidano meglio di noi dopo aver bevuto tutto il vino che berremo questa sera noi, eccetera. E poi avanti, organi che riescono a fare la funzione che devono fare ma su un chip, celle solari super efficienti, intelligenza artificiale open, e qui si entra dentro temi enormi. Elon Musk è un grande, andate a vedere chi non lo conosce, Elon Musk è un grande imprenditore insieme ai grandi di questo tempo, come Richard Branson appunto, che guarda caso ho incontrato proprio ieri, no, me la tiro tantissimo, sono felice come un bambino ieri quando sono riuscito a chiacchierare con lui, e anche a fare un selfie ovviamente, che avete visto prima, e dice, ma l'intelligenza artificiale applicata ai big data, e i big data che ha Google, pensate a quante cose sa di noi, no? Messi tutti insieme, quanto
quanto uno può potenzialmente diventare padrone del mondo, no? Con quattro clic, quanto può essere potenzialmente pericoloso. E avanti, genetica nelle cura delle malattie cerebrali attraverso la luce, che riesce oggi a fare cose più straordinarie di quelle che faceva prima, e anche nuove forme di produzione, non solo di energia, basate più sul, dire, le piante e meno sui combustibili fossili. E soprattutto loro, ci siamo, questo è il simbolo, è anche il simbolo perché là c'è un robottino, perché nel manifesto c'è un robottino, perché saranno loro, eh? Ma come è già nella nostra cultura tutto questo, non vi devo spiegare niente, l'avete visto, eh? Guarda, lo ricordate, la guida spaziale per autospotpisti, c'era il robottino, Robocop, ve lo ricordate, Robocop? Cortocircuito, quello che ragionava, cioè, I robot, quello faceva già un po' più paura, però magari, eh? E poi Star Wars, c'erano loro, ormai quelli ci siamo cresciuti insieme ai robot, i robot per noi sono cosa normale, no? Blade Runner non erano più robot, erano replicanti, robot più evoluti, basati proprio sulla... dei biologici, grazie molto, come al solito la mia clac mi aiuta, è Space Odyssey, no? Dove... c'era il computer che voleva, si era impossessato dell'astronave, recentissimo, dove lui si innamora di un computer, anzi di una sorta di intelligenza artificiale che vive, non è più neanche un computer, vive un po' come, adesso Amazon ha prodotto questo Alexa, sapete che c'è Siri, quello che trovate dentro gli iPhone, eccetera, eccetera, e anche quel robottino lì fa delle cose straordinarie, gli parlate, lui vi proietta delle cose, vi risponde, cioè, come dire, cose che sono ormai il presente. E poi questo recente, guardatelo, Ex Machina. Allora, che cosa significa questo? Significa, nella realtà, film a parte, che già adesso, ok, ci sono 4 in Corea, 5 robot per ogni 100 lavoratori. Va bene, questo qui è già l'inizio, no? Questo è quello che sta già succedendo. Però il vero tema è che il periodo in cui ti ripaghi il costo del robot sta scendendo a un anno, è già sceso un anno in Cina, e sarà ancora più inferiore. Allora anche gli anticoni, anche i sistemi più antichi, anche chi è abbiamo sempre fatto così, che deve pagare, un esempio più vicino, un autista, 40.000 euro di costo aziendale all'anno, quando magari il robot ne costa, o quelli plug-in, tende a diventare, con l'economia di scala, a costare magari 30.000, 20.000, fa veloce a cambiare, molto veloce, anche se c'è resistenza psicologica, a quel punto non c'è più, perché pecunia aiuta ad andare veloci. E quindi qui ci sono città importanti, come dire, non scappate anche loro nell'ultimo pezzo del mondo, che cominciano ad avere il 50% di lavori a rischio. Questo è il futuro, non dobbiamo aver paura, perché evidentemente cambierà tutto. Pensate, i lavori che facciamo noi non esistevano 50 anni fa, 100 anni fa, no? Non è normale, dobbiamo solo riadattarci. Il vero punto è, i nostri figli sono preparati per questo, adesso me ne parlo. Tanto andiamo avanti con questo. E allora quelli che saltano di più sono, non so, no? Il contadino. È un problema, perlomeno la maggior parte dei contadini. Poi, come quelli con i cavalli, ci sono ancora, qualche lavoro rimarrà. Però sono i primi che se ne vanno, perché ci sono macchine che fanno automaticamente la coltivazione. E quelli che lavorano nelle costruzioni, quelli del fast food, l'hanno già detto, perché devo pagare? Perché, no? L'amministratore delegato di McDonald's ha detto, ma perché devo continuare a pagare uno che fa i panini quando me lo è perfettamente in grado di fare un robot? E in fondo il lavoro che fanno è simile a quello dei robot. Quindi, stiamo parlando del 50% circa dei posti a rischio nell'arco dei prossimi 5-10 anni. Come dicevo, il futuro è difficile da vedere. Quali sono quelli che hanno più rischio e quelli che hanno meno rischio? Ma per avere un'idea, il fisioterapista, quello che riabilita le persone, quello lì ha molte probabilità di sopravvivere, così come il dentista, così come il trainer atletico, così come l'ingegnere chimico, così come il clericale. Anche chi ovviamente si occupa di religione, difficile credere alla preghiera di un computer, così come i giornalisti, anche se non quelli tecnici e non quelli specializzati, poi andremo a vedere, i pompieri, e avanti stiamo salendo, eh? Attori, 37% di probabilità che spariscano velocissimamente, tutti i GP, come si chiamano qua, i medici di base. No, molto facile, perché ormai app ti aiutano, tu lo so che fa ridere, però in realtà oggi ci sono anche, con i vari sensori e la capacità di elaborazione, c'è IBM che ha fatto recentemente Watson, che è questo computer, questo insieme di intelligenza remota che è in grado di poter fare delle cose pazzesche, fa l'avvocato, gli economisti, i pilotti commerciali, ciao miau, e gli operatori delle macchine, bau bau, cioè pure loro, via. Fino ad arrivare proprio alla disperazione, gli scrittori tecnici verticali,
ormai sono molti articoli che leggete sono scritti da computer, per non parlare dei venditori di case. E chiudiamo con i venditori e la fine totale, gli accountant e secondo me anche buona parte degli avvocati, pure loro, ciao. Esistono proprio aziende veloci che fanno questo, non è futuro, aziendine, 113 milioni, poca roba perché sapete che ne gira molti di più, che pensano a questo, computer di tutti i tipi, questi stanno sostituendo le computer che vanno nei magazzini e portano le cose, le mettono assieme, questi sono assistenti personali di ogni tipo, ce ne sono alcune big companies che li hanno fatti, ma anche le piccole, avanti così, questo è l'agricoltore, quello di casa, il giardinierino, e poi abbiamo avanti, no? Tutti i tipi, ce ne sono veramente tanti. Guardate quanti sono. E allora mi faceva, leggevo un articolo di qualche tempo fa, sono andato a cercare una cosa ieri quando ho preparato le slide e avete visto qualche servizio in televisione in questi giorni, l'avevo visto girare su Facebook, no? Dici, terribile lo sfruttamento di Jeff Bezos perché è un'azienda terribile, ci sfrutta peggio del coso, gli ragazzi che dicono è una cosa terribile perché alla fine io vengo sfruttato, come, senza entrare dal punto di vista umano, non voglio fare una questione, però purtroppo il risultato di tutto questo è questo. Facciamo prima, mettiamo i robot, ciao, finito. Così almeno quel lavoro da schiavo non ce l'hai manco più. Cioè, è proprio un problema sociale, no? Non è che dico bravo, simpatico, non so da che parte stare, è un problema grosso, sociale. E allora bisogna stare pronti, che cosa bisogna fare? Come aziende, come persone. Allora, come persone sappiamo che ci sono dei lavori orientativamente che ci possono, che possono rimanere, no? Professori freelance, bisogna comunque reinventarsi, no? Coltivatori urbani. Terabiters, gente che va in giro a fare tipo la macchina di Google, sapete quella che fa le foto di Google Street, ma fisici, quindi io vado in giro e raccolgo dati da voi. Nanomedici, domani uno di voi, vostro figlio, che fa il nanomedico? No? Vabbè, sei basso, no, era il 3D printing, ingegnere del 3D printing, e poi avanti, quelli dei trasporti, eccetera, eccetera, e tanta roba. Non a caso, appunto, quelli, i fisioterapisti erano gli ultimi a sparire, perché appunto quelli che si occupano della salute non vanno male. E quali skills bisogna avere? È tutto qui. Domani tutti a scuola a sgridare. No, è una tragedia, infatti è un grosso problema. Anch'io ho due figli, uno di 4, uno di 12, e sto lavorando solo su quello, cioè su dove vanno a scuola, cosa fanno, cosa imparano, perché so che tra... Io insegno all'università e i miei studenti dicono, ragazzi, entro due anni, perché insegno la magistrale, metà di quello che vi insegno non vi servirà a niente. Good, infatti sono buonissimo agli esami perché so che porelli, non è colpa loro. Active learning, bisogna imparare ad imparare. Ci sono delle scuole che offrono un metodo che si chiama PYP, Primary Year Programs. Vedete un po' se non è una roba branded, andate a vedere se qualcosa scuola fa. Insegnano a imparare. Matematica, tanta. Mio figlio va in una scuola in Inghilterra dove praticamente il 50% del programma è matematica. Matematica, finito. Matematica come dei pazzi, come se non ci fosse. E non solo matematica, matematica applicata ad altre scienze, scienze motorie, fisica, eccetera, eccetera. Capacità di prendere decisioni. E qui entra di nuovo la cultura umanistica. Attenzione, perché è un altro tema. Infatti in Inghilterra si dividono molto le scuole, che insomma, questo ha sempre fatto un po' scuola, perdonate la ripetizione. Capacità di giudicare. Buona comunicazione. Per un po' sono salvo, ragazzi, sperando che sia buona. Persistenza. Vabbè, questa non è una cosa che si impara a scuola. E cosa invece bisognerebbe imparare a scuola, insegnare a scuola, e non lo fanno? E qui ci si gela il sangue, soprattutto se abbiamo dei figli. Computer science, non un iPad solo per dire che ce l'abbiamo. Computer science, in generale, non Word 2003, non ci interessa. Capacità di gestire il tempo. Ok? Capacità di time management, di gestire non solo il tempo, gestire le mail, gestire tutto il flusso di informazioni che sono sempre di più. Computer science in generale, imparare, questo l'abbiamo già da detto, gestire i propri soldi. Saremo tutti sempre un po' più imprenditori, ci sarà sempre meno lavoro di chi ce lo darà e dobbiamo imparare a gestire i soldi, non ce lo spiegano a scuola. Lettura veloce, altra stupidaggine, imparare a leggere velocemente, altra cosa che a scuola non lo insegnano, matematica ne insegnano poco, capacità di sopravvivenza, perché no? Perché sì. Che c'è anche questo, troppo lungo da spiegare adesso. Comunque dopo io sarò in giro, se non berrò troppi bicchieri di vino cercherò di rispondere sensatamente alle domande. Capacità di negoziazione, fanno le gare. Mio figlio inizia a partecipare a gare di negoziazione. Gare, come se fosse di tennis, ma di negoziazione. C'è un vincitore che ha vinto la negoziazione. No, non riesco di più di così.
Salute mentale, dite, in che senso? E nel senso che la depressione, la capacità di uscire da momenti difficili, eccetera, è una cosa che, certo, la depressione è una malattia, tuttavia, all'inizio, comunque, può essere d'aiuto per chi non ci cade proprio a piene mani. Come? Sembra banale, non ce la fanno. Come? Cercare lavoro e mandare un curriculum e partecipare ad un colloquio di lavoro. Non ci vuole, cioè non ci vuole tanto, per chi lo sa non ci vuole molto, ma sti poveri ragazzi escono dall'università che non lo sanno. E dal punto di vista delle aziende? Dal punto di vista delle aziende, avete rifatto e rivisto la vostra lista dei competitor? Negli ultimi 3 mesi, non nell'ultimo anno. Avete ripensato all'azienda dal punto di vista di come potrete continuare a produrre, a vendere, anche a relazionarvi con i vostri clienti che sono sempre diversi, in considerazione del fatto che l'intelligenza artificiale e i robot arrivano sempre di più? Avete assunto una marea di talenti digitali? Ma talenti digitali, non gente che dice che ha fatto click sul computer. Mio figlio è un genio del computer, il sito l'ha fatto un amico di mio cugino, che anche lui è un genio. Anche perché i big, Amazon 10 billion nell'ultimo anno, miliardi di investimento, no? Infrastruttura, tecnologia, eccetera. Google, idem. Intel, avanti. Microsoft. Ok, capite che... Perché questo è il nemico? E capite che noi dobbiamo fare qualcosa per sopravvivere. Non è che perché vediamo stampare le mail, allora di conseguenza siamo abituati, si può fare così. Io ci provo ogni tanto a darlo a spiegare e mi sento così. Questi trascinano il carro, io dico scusate c'è la ruota, lascia stare che siamo troppo presi, non stare qua che ci abbiamo già troppe cose da fare. E a volte le fanno anche male, c'è il sito che non funziona, che va storto, ma perché, no? E, cioè, a volte manca proprio l'utente dall'altra parte, oggi è abituato a cose veloci. Cioè, fanno design che in realtà è sbagliato, bisogna seguire la user experience. La user experience, sapete che cos'è? Quando andate in albergo, è facile, c'è la doccia, ok? L'albergo, la cosa della doccia fa così. Freddo, 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 magma. No, e le temperature buone sono in un micromillimetro. La user experience, cioè la buona usabilità, è quella dove hai una serie di buone temperature in mezzo, altrimenti il povero utente... è disperato, anche perché questo è il tipico prodotto Google, questo è il tipico prodotto Apple. Perché il sito della nostra, vostra azienda è così? Perché? 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 Ah, questo è l'utente che si deve navigare dentro, poverino. Cioè, voglio dire. Ah no, questo è lo spazio, non c'entrava niente. E qui sempre io che dico, scusate ma non è che ci sarebbe, dice no, lascia perdere adesso con sta roba ancora che dobbiamo combattere una battaglia, se non lo vedi che, c'è un, che siamo nei qua, ma io volevo dirvi. Allora qualcuno si mette lì e cerca di farlo, mettendo, avete visto quanti soldi circolano? Ok, mettendo 18 euro e poi viene così. No, dici ma anch'io l'ho fatto internet, però non vendo, per forza che non vendi, cioè hai messo 42 euro, c'è sempre qualcuno comunque che farà un prezzo più basso, Per cui attenzione a dove mi metto, cioè dovete pensare che qui ne va della vostra sopravvivenza come dipendenti, come imprenditori, come aziende. Anche perché una volta era un mondo facile, cioè questi erano dei grandi eroi, ma era facile da guidare un aereo. Oggi il nostro aereo del digitale è molto complicato. C'è gente che dice, ma io ce l'ho il digitale. E voi lo guardate come se uno dicesse, ma io ce l'ho la bicicletta. No? Io lo vedo così, dico, ma non ce l'ho la bicicletta. E non sanno cosa fare, c'è pieno di roba, ma non sanno bene come muoversi. E poi dicono, ciao, come mai? Anche perché quando questo muore, non è che muoiono tutti, c'è qualcun altro dall'altra parte che dice, adoro i lieti fine. C'è qualcun altro che si prende il vostro di mercato o il vostro lavoro, ma finiamo con un po' di positività. Alla fine io sono un italiano che vivo all'estero, però anche me la tiro da inglese quando sono in Inghilterra, ma in realtà sono proprio il telefono con la bandierina e quindi non è mai troppo italiana, non è mai troppo tardi, siamo dei positivoni, che arriva la slide dei positivoni, eccola qua, siamo dei positivoni e dobbiamo avere un po' di coraggio. Un po' di coraggio, anche perché alla fine, anche se a volte siamo rimasti un po' indietro, siamo sempre stati creativi, ce la possiamo fare e all'ultimo magari, c'ho anche il filmato, questo qua, c'ho il filmato, ho il filmato, guardalo, ho vinto, e poi vince lui. Va bene, ho finito di rompervi le balle, standing ovation! Thank you.